Buongiorno a tutti quanti. Due settimane fa abbiamo cominciato a parlare di che cos'è l'amore. Abbiamo letto, vi ricordate, Prima Corinzi 13, da 4 a 7, che è un po' l'inno all'amore in generale. E abbiamo detto al termine della predicazione che l'amore è fare. Allora, che cos'è che fa amore? Vedete, la predicazione si chiama cosa fa amore, non è sbagliato. Cosa fa amore? Nel senso, cosa crea l'amore? Cosa dimostra amore? Cos'è che fa amore? Quali sono le condizioni che rendono possibile l'amore? E soprattutto, qual è e dove troviamo il modello a cui ispirarci? Noi come uomini abbiamo necessità di essere ispirati da qualche cosa che abbiamo visto, noi impariamo perché abbiamo visto. Ma cos'è che fa amore? Vorrei leggere insieme con voi, mi dai la prima slide, un brano. Anche questa è una cosa che ho predicato tantissime volte. Sapete che il Vangelo di Giovanni è il Vangelo che mi piace di più, e i capitoli che vanno da 13 a 16, che sono un lunghissimo discorso, che è l'ultimo discorso di Gesù, l'ultimo insegnamento di Gesù, sono quelli che proprio mi colpiscono in maniera particolare. Quello che leggiamo qui è un insegnamento di Gesù, l'ultimo, quello fatto poche ore prima della crocifissione, nella sala dell'ultima cena, quando Giuda già se n'era andato da tavola per andarlo a tradire. Gesù dice così in Giovanni 15, dal versetto 12 al versetto 17: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di quello di dar la vita per i suoi amici. Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo signore, ma vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome egli ve lo dia. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Ah, pensa di essere, membro della protezione civile. Avete visto, la protezione civile fa interventi anche molto rischiosi, e che magari siete stati chiamati a una missione pericolosissima, quello di andare a recuperare uno speleologo che è intrappolato in una profondità sottoterra invasa dall'acqua. E sapete che è una missione molto molto pericolosa, da cui potreste potenzialmente non tornare vivo o non tornare viva. Sei sulla porta di casa, stai per uscire e dai un ultimo abbraccio alle persone care, il tuo sposo, la tua sposa, i tuoi figli. Cosa gli dici in quelle situazioni? Ho difficoltà a pensare che diresti ai tuoi cari di ricordarsi di annaffiare il limone oppure di dare da mangiare al gatto. Probabilmente gli daresti delle ultime istruzioni affinché capiscano che tu li stai amando e che fai quello perché devi. E che quelle istruzioni che li spingano ad amare a loro volta, anche se potenzialmente tu non ci sarai più. Gesù sta parlando per l'ultima volta qui, ai suoi, ai veramente suoi, perché Giuda, abbiamo detto, se n'è andato, affinché gli altri, i suoi discepoli, i suoi apostoli, capiscano che li ama. È l'ultimo insegnamento che dà prima della croce, e dal capitolo 12 al capitolo 17 Gesù userà la parola amore per ben 31 volte. Se non è questa un'indicazione di quello che è l'ultima volontà di Gesù, ditemi qual è altra indicazione. Gesù dice: l'amore è la cosa più importante. Perché l'amore è importante? Mi dai la prossima? C'è un comandamento, c'è un nuovo comandamento e sette modi di obbedire a quel comandamento. Il comandamento è quello che vedete. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. La parola che usa Gesù per comandamento è entole in greco. Non so quello che avrà usato in lingua originale, ma in greco è entole. Comandamento è quello che si usa normalmente per i comandamenti di Dio. È la prima volta che Gesù la usa
non per indicare i comandamenti di Dio, del Padre, non quelli scritti sulle tavole che Mosè ha portato giù dal monte Sinai, e nemmeno quelli che sono contenuti nella Torah, nella legge. Gesù le aveva parlato più di una volta di comandamenti, diceva questo comandamento, bla bla bla. Gesù aveva sempre insegnato, ma è la prima volta che dice vi do un comandamento. È la prima volta che lo fa, e è simbolico e è molto indicativo che la prima volta, il primo comandamento di Gesù è quello di amare. Ne parla e lo sottolinea in rosso, dice questo è il mio comandamento, tutti gli altri del Padre sono veri, tutti gli altri del Padre sono giusti, e adesso vi do un comandamento, questo è il mio comandamento. Ora, i discepoli sapevano che per fare la volontà di Dio ogni comandamento andava eseguito, non c'erano comandamenti che potevi eseguire e comandamenti che non potevi eseguire, non c'erano alternative o scappatoie, e la necessità era quella di obbedire pena essere impuro e lontano da Dio. Vi ricordate, c'era la purificazione con l'agnello sacrificale che purificava i peccati, perché il peccato interrompeva la comunione con Dio. I comandamenti, vi ricordate dove stavano le tavole dei comandamenti? Dentro l'arca del patto. E l'arca del patto dov'era? Dentro il tempio, nella parte centrale del tempio. Poi abbiamo detto che questa arca del patto a un certo punto è scomparsa, e quando c'era Gesù già non c'era più, però simbolicamente era quello il concetto. I comandamenti di Dio sono al centro del tempio. Ora, che fine ha fatto il tempio di Dio? Nel 70 dopo Cristo l'imperatore Tito lo ha completamente distrutto, raso al suolo. C'è adesso in pratica si vede ancora il segno di una scalinata del tempio e un arco di quello, ma non c'è più traccia del tempio di Dio. In fondo non serviva più, era soltanto un pezzo di archeologia, perché dal giorno di Pentecoste il tempio era diventato non un pezzo d'archeologia, ma qualcosa di vivo, qualche cosa di vitale, qualche cosa di mobile, qualche cosa di ovunque, io e te. Ecco il nuovo luogo dove conservare quel comandamento. Quel comandamento va conservato in un posto, ecco il mezzo con cui obbedire a quel comandamento, porlo all'interno del tempio che ciascun credente rappresenta. Ora il discorso, come? Nella prossima. Nel brano ci sono 7 modi per obbedire a quel comandamento. Li vediamo brevemente uno per uno. Il primo è metti l'altro per primo. Gesù dice: nessuno ha amore più grande di dare quello di dar, nessuno ha amore più grande di quello di dar la sua vita per i suoi amici. Vi ricordate che cosa aveva detto, che cosa aveva fatto e cosa aveva detto Gesù all'ingresso della sala dove stavano facendo l'ultima cena? La prima cosa che aveva fatto quando erano entrati i discepoli, vi ricordate, aveva lavato i piedi. Pietro che voleva dirsi no, tu non me li lavi, e alla fine diceva no, lavami tutto, fammi pure la doccia. E aveva detto una cosa ben precisa. Quando aveva fatto quello, aveva detto queste parole, Giovanni 13:15. Infatti, vi ho dato un esempio, affinché voi facciate come io vi ho fatto. Per cui tutto questo lungo discorso soggiace a questo preambolo: io vi ho dato un esempio e quello che ho fatto io voi fatelo. E l'esempio è: se vuoi amare devi dare la vita agli altri. Tu vieni dopo, tu vieni in secondo ordine. Il problema è che tutto questo scardina completamente la cultura in cui viviamo, perché tu vali, tu sei importante, tu sei più, prima tu devi venire di tu te lo meriti. Gesù dice no, tu non vieni per ultimo, tu non vieni per primo, tu vieni per ultimo, tutti gli altri devono venire per primi. Se Paolo aveva detto che l'amore è benevolo, l'amore non si vanta, non si gonfia, non cerca il proprio interesse e sopporta ogni cosa, Gesù dice che l'amore è dare la vita. Se stai pensando allora dobbiamo morire anche noi, ti rispondo con una domanda:
come avrebbe fatto Gesù. Gesù non rispondeva mai direttamente, normalmente gli faceva una domanda e lui rispondeva con una domanda al suo interlocutore. Ti faccio questa domanda: perché moriva Gesù? Perché stava morendo Gesù? Per venirci ad aiutare, per salvarci, per mettere prima noi di Lui. Eravamo più importanti noi, era più importante la nostra vita che la sua. Dare la vita per noi significa venire in aiuto dell'altro, servirlo, esattamente come aveva fatto Gesù. Nella prossima. Il secondo modo per obbedire: servi l'altro. Gesù dice: voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Ora ti faccio una domanda: quando hai conosciuto Gesù, eri suo amico? Eri già suo amico? Facevi quello che ti comandava di fare? Eri amabile? Domanda retorica. La risposta è no. Gesù ci ha amati per primo. Per primo ci ha amati. Ci ha amati quando non eravamo amabili, quando non eravamo tutt'altro che amabili, anzi, è un esempio. Gesù dice che quello che Lui ha fatto noi dobbiamo fare. È un esempio. Lo devo fare allo stesso modo. Io devo fare lo stesso. Io devo amare gli altri per primo, per prima, senza attendere che gli altri si facciano amare da me o che diventino amabili per me. Terza maniera per obbedire: scegli di amare. Gesù dice: io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo signore. Dice: che cosa c'entra lo scegliere di amare? Gesù non ti chiede di obbedire, non ti sta chiedendo di obbedire come farebbe un servo. Qua ti dice: io non ti chiamo più servo. Perché? Perché un servo obbedisce a un comandamento che non conosce. Il padrone gli dice: fai questo, fai quell'altro, ma lui non sa perché lo sta facendo. Tu no, tu non sei più un servo, tu non sei più una serva. Non devi amare per obbligo, ma per amore del tuo amico Gesù. Perché? Perché lui ti ha amato per primo. E la stessa cosa tu devi fare, dandoti l'esempio da seguire: lui ti ha amato per primo. Quarto modo per obbedire al comandamento: agisci con gioia. Gesù dice: ma io vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. Come puoi gioire se un padrone ti tratta da servo e se non sai quello che sono i suoi ordini e dove vanno a finire i suoi ordini? Ma Gesù qui dice: un attimo, voi non siete più servi, ma siete amici. E io, proprio perché siete amici, vi ho fatto sapere quali sono le volontà del Padre e qual è il fine delle volontà del Padre. Un amico non fa le cose per obbligo, ma con gioia, perché capisce quali sono le indicazioni. Un amico ascolta e comprende prima di agire. E se stai ascoltando la voce di Gesù, se stai ascoltando le istruzioni di Gesù, Gesù dice: guarda che quelle istruzioni che io ti do sono le stesse del Padre mio, perché io e Lui siamo un'unica cosa. E questo ti porta ad agire con gioia. Perché? Perché stai obbedendo a colui che ti ama più di ogni altra cosa, colui che non ha risparmiato suo figlio pur di amarti fino in fondo. Quinta maniera per obbedire al comandamento dell'amore. E questa è una delle cose più importanti: comprendi che non è merito tuo, perché noi siamo portati a pensare che siamo bravi noi. Gesù dice: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Se sei capace di amare, se sei capace di mettere l'altro o l'altra per prima, servendo con gioia, ricordati che non è merito tuo, che non è nulla di cui tu ti possa vantare. Sei stato scelto, sei stata scelta. E non è perché eri bravo, non è perché eri brava, non è perché eri buono, non è perché eri buona, e nemmeno perché eri religioso o perché eri religiosa, ma semplicemente perché Lui ti ama, perché Gesù ti ama. Attenzione, perché qualcuno potrebbe dire: vabbè, tanto è Lui che mi ha scelto, sono predestinato, sono predestinata, per cui tanto
Lui fa quello che vuole, anche se non faccio niente sono predestinato. Attenzione, Gesù sceglie, ma sta a te comportarti da amico e da amica di Gesù. Perché tu puoi pure rifiutare di essere suo amico e sua amica. Sesta maniera. E questa è quella, se la sesta è quella che dobbiamo comprendere di noi, la sesta maniera, se la quinta è quella che non è merito nostro, la sesta è quella per cui Gesù ci dice di amare. E vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Abbiamo detto che non sei stato scelto, che non sei stata scelta, perché, dicono a Montegiascone, eri il meglio figo del bigonzo, cioè la persona che era chiaro che sceglievano te perché eri quello più migliore tra le varie scelte. No, non eri la migliore scelta. E non sei stato scelto, non sei stata scelta nemmeno perché eri indispensabile, dicendo, senza Marco come faccio? Mi serve Marco. No. Non c'entra niente. Il fine del perché sei stato scelto, perché sei stata scelta, è perché porti frutto. Se tu sei stato scelto e sei stata scelta, è perché Gesù vuole che porti frutto, che tu rechi frutto. E che dice Gesù, non sia un frutto che è d'una stagione, che rimane là per un po', cade e si infradicia, ma che sia un frutto perenne, un frutto e il vostro frutto rimanga. Vuole che il frutto cada in terra e germogli in qualche cosa di perenne. In che modo? Semplicemente obbedendo al comandamento, testimoniando l'amore, dell'amore che Dio ti ha amato, portandoti alla conoscenza di prima di Gesù Cristo e portandoti alla salvezza tramite Gesù Cristo quando lo hai accettato, ed amando gli altri esattamente come Gesù ti ha amato. Settimo ed ultima maniera per obbedire al comandamento. Questo è importantissimo, perché spesso nel percorso possiamo pensare che stiamo facendo tutto quanto e quando le cose ci vanno male pensiamo, ma Dio non mi ama più, perché mi fa questo? Perché mi succede questo? La settima maniera è non dubitare dell'amore di Dio. Gesù dice, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome egli ve lo dia. Se rispondi all'amore con l'amore, il risultato di tutto ciò, il servire, l'ascoltare il Padre, il portare altri alla salvezza, in questa maniera avrai un rapporto intimo con il Padre, un rapporto stretto. E pensa tu, quando hai un rapporto, se tu hai avuto un genitore con cui hai avuto un rapporto stretto, o magari hai avuto un genitore con cui non hai avuto un rapporto stretto e avresti voluto avere quel tipo di rapporto. Allora, quando c'è questo legame stretto di obbedienza e di amore reciproco, quel padre farà di tutto pur di vederti felice e realizzato o realizzata. Allora, però attenzione, non serve soltanto fare il bene, eh? Non basta fare il bene per avere un simile rapporto col padre, dicendo, vabbè, io faccio la carità, faccio l'elemosina, aiuto le persone. Non mi serve la Chiesa, non mi serve il cristianesimo, non mi serve niente. Questo non basta. Ci sono tante persone che hanno fatto tante cose buone, che stanno facendo cose buone. Persone che vanno ad aiutare gli ammalati, senza nessuna riferimento a Cristo. Fanno bene? Sì. Sono più vicini al Padre? No. Perché? Perché non puoi passare nella stanza del Padre se prima non passi per la porta di Gesù. Mi dai la prossima? Gesù lo dice proprio in questo brano, in questa serie, in questo lungo discorso, Giovanni 14, versetto 6. Io sono la via, la verità e la vite. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Mi dai la prossima? L'amore è il traguardo. Gesù è la via, Gesù è la porta. Vi ricordate quello che aveva detto Paolo? L'amore è paziente, l'amore...
Eccolo l'esempio che abbiamo, eccolo la cosa a cui ispirarsi, eccolo l'esempio che dobbiamo seguire e che ci fa vedere come deve essere un uomo, perché Gesù è stato uomo e Gesù è paziente, Gesù è benevolo, Gesù non invidia, Gesù non si vanta, Gesù non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Gesù è il modello dell'amore, è quello a cui noi dobbiamo puntare. Ha avuto pazienza e benevolenza verso ciascuno di noi quando non eravamo amabili. Senza vantarsi o gonfiarsi di essere il figlio di Dio, potrebbe aver fatto il fenomeno, ah io sono il figlio di Dio, faccio questo, lui non si è mai vantato, lui si è sempre riferito come figlio dell'uomo, senza cercare il proprio interesse, ma è disceso per cercare il mio e il tuo, lui non aveva nessun interesse a scendere, ma il mio e il tuo era più grande del suo rimanere in cielo. Gesù non diventa aspro quando sbagliamo, non ha mai ammonito nessuno che fosse un suo figlio, lo ha sempre redarguito per portarlo, mai escluso, ed è sceso perché sa dentro, che dentro di noi c'è una parte capace di fare il bene. Gesù è al nostro fianco quando ci trattano ingiustamente e salta assieme a noi quando la giustizia vince. E infine Gesù ha sofferto ogni cosa, peccati passati, presenti e futuri. Dove? Sulla croce. Gesù ha sofferto ogni cosa per noi. Gesù ha creduto che ci fosse una soluzione alla morte attraverso la sua morte in croce. Gesù spera ogni cosa, spera che ciascuno raggiunga il Padre attraverso la sua croce. E Gesù ha sopportato la croce perché lui è amore. E la cosa che gli preme maggiormente, più delle mie predicazioni che sono un nulla, più di quelle di tutti i predicatori del mondo, più di tutti quanti gli evangelisti del mondo, più di tutta la beneficenza che si fa nel mondo, più di tutte le campagne evangelistiche mai organizzate, la cosa che gli preme di più è quel comandamento nuovo che ribadisce alla fine della frase. Questo vi comando, che vi amate gli uni gli altri. Fermiamoci a pregare. Grazie Gesù di questo comandamento nuovo. Grazie di questo comandamento di amore. Grazie dell'esempio che ci hai dato. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, prega queste cose assieme a me nel tuo cuore. Gesù, io so che tu sei il modello dell'amore. Gesù, so che tu sei paziente, sei benevolo, non invidi, che non ti vanti. Signore, fammi essere esattamente come te. Io voglio ispirarmi a te, voglio fare le stesse cose che tu hai fatto e soprattutto io voglio amare in una maniera totale. Gesù, io voglio, lo voglio, voglio mettere l'altro per primo, dimenticando che io sia il più importante del mondo, servendolo e scegliendo di amarlo anche quando gli altri non sono amabili. E voglio che questo mi porti gioia, non peso, sapendo che non è merito mio, ma è tuo che mi hai scelto, perché io voglio portare frutto, io voglio portare altri alla conoscenza che tu esisti, che sei venuto e che sei morto anche per chi non ti conosce, soprattutto per chi non ti conosce. E Signore, io non dubiterò mai che tu mi ami qualsiasi cosa mi accada in questo mondo di bello o di brutto, perché io so che tu mi ami di un amore eccezionale. Io voglio obbedire a quel comandamento di amare i miei fratelli e le mie sorelle e tutti quelli che incontro. Tutto questo te lo prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.